Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi spiegheremo come funziona il nostro sistema immunitario e per farlo abbiamo invitato il dottor Carlo Pastore. Buonasera dottor Pastore, benvenuto. Buonasera a voi e grazie per la consueta ospitalità. Quindi, dottor Pastore, oggi spiegheremo come funziona il nostro sistema immunitario, questo strumento fantastico di cui Madre Natura ci ha dotato per difenderci dalle aggressioni interne ed esterne al nostro organismo. Sì, senz'altro è opportuno parlare di quello che è uno dei cardini della perfezione del nostro organismo. Il nostro organismo è di per sé una macchina perfetta, siamo programmati per vivere sufficientemente a lungo ed in salute. E parte di questo benessere è legato alla perfetta attività del nostro sistema immunitario. Noi costantemente e quotidianamente siamo attaccati da agenti esterni, virus, batteri, protozoi, da tutte quelle quei microrganismi che cercano di trovare nel nostro organismo una nicchia per la sopravvivenza. Ed in più siamo anche attaccati dall'interno, dalle trasformazioni cellulari che possono esitare in patologia tumorale. Quindi come riusciamo a non ammalarci? Grazie ai nostri globuli bianchi principalmente. I globuli bianchi sono suddivisi in delle sottoclassi, abbiamo i linfociti, abbiamo i monociti, abbiamo i basofili, abbiamo i neutrofili, abbiamo gli eosinofili e ognuna di queste cellule del sistema immunitario, ognuna di questi soldati che difendono il nostro organismo hanno delle caratteristiche peculiari, delle caratteristiche proprie che concorrono ad uccidere agenti esterni che invadono l'organismo e a frenare eventuali trasformazioni cellulari interne. In particolare un grande attore di questo film che è il nostro sistema immunitario sono i linfociti NK. I linfociti NK, i natural killer, sono una sottoclasse di linfociti adatti a sopprimere cellule che abbiano iniziato un percorso di trasformazione in cellule cancerose, cioè in cellule tumorali, ed in più hanno la capacità di distruggere anche cellule infettate da agenti virali. E questo è molto importante perché se consideriamo che tutti i giorni numerose trasformazioni delle nostre cellule in senso potenzialmente tumorale avvengono e non abbiamo tutti i giorni la necessità di fronteggiare un tumore in accrescimento proprio perché il nostro sistema immunitario distrugge sul nascere queste cellule trasformate in senso potenzialmente tumorale. E i linfociti NK sono appunto gli attori principali di questo evento. Perché tutti i giorni abbiamo la trasformazione potenzialmente tumorale? Semplicemente perché i tumori sono patologie a penetranza variabile, cioè sono l'interazione tra l'ambiente interno del nostro organismo, cioè la nostra genetica, e l'ambiente esterno. E l'ambiente esterno concorre con l'inquinamento, con lo stile di vita, con lo stress che tutti i giorni accumuliamo, tutti eventi che vanno a interferire, a interagire con la nostra genetica, causando delle alterazioni. Non è così facile che una cellula si trasformi in cellula tumorale, poiché i processi della cancerogenesi, cioè di questa trasformazione, sono vari, ci sono vari passaggi, iniziazione, promozione, progressione, quindi prima di arrivare a una cellula cancerosa c'è del tempo in cui il sistema immunitario appunto può intervenire nel distruggere la cellula prima che il danno divenga irreversibile, la cellula divenga immortalizzata. E cosa possiamo fare per sostenere questo sistema immunitario? Il nostro sistema immunitario, oltre a giovarsi di uno stile di vita adeguato e di un'alimentazione adeguata, si può giovare anche della supplementazione di sostanze dall'esterno. E nella mia esperienza quotidiana l'impiego dei fitofarmaci per questa ragione. Una serie di sostanze di derivazione naturale possono rinforzare l'attività del nostro sistema immunitario. E poiché l'argomento della fitoterapia è molto vasto, ritengo che ci vorrà un'ulteriore puntata di questa interessantissima rubrica per poter sviscerare, per poter delucidare ai nostri ascoltatori l'importanza di supplementare la nostra alimentazione quotidiana e l'opportunità per mantenerci in salute.
Quindi, dottor Pastore, se ho capito bene, giornalmente subiamo attacchi dall'esterno da virus e batteri e dall'interno continuamente nascono delle cellule tumorali che però sul nascere vengono bloccate dal nostro sistema immunitario? Sì, esattamente, esattamente. Il nostro sistema immunitario riesce a prevenire in gran parte queste trasformazioni cellulari ed anche a proteggerci dagli attacchi di virus, batteri, protozoi e tutto ciò che ci può aggredire dall'esterno. Dottore, però qualche volta questa macchina si inceppa, cioè nel senso che il nostro sistema immunitario fallisce nel suo intento. Sì, esattamente. Il sistema immunitario, come tutti i sistemi organizzati alla perfezione, però può subire delle alterazioni che impediscono il corretto funzionamento. In particolare, come dicevo poc'anzi, l'inquinamento ambientale, lo stile di vita non adeguato, l'alimentazione, lo stress che non è una parola spesso abusata, ma in realtà è l'alterazione dell'asse endocrino dell'organismo legato a eventi esterni, ad esempio l'innalzamento del cortisolo, gli ormoni adrenergici, insomma tutte quelle sostanze che di fatto comunque inattivano, riducono, più che inattivare, riducono l'attività del sistema immunitario. Per cui cosa possiamo fare noi? Oltre a migliorare lo stile di vita, ridurre gli eventi stressogeni e alimentarci in modo adeguato, anche supplementare la nostra dieta quotidiana con una serie di sostanze di derivazione naturale che la natura ci offre come strumento di sostegno che possono agevolare l'attività del sistema immunitario o comunque ridurre l'effetto degli eventi stressogeni, quindi degli eventi che inibiscono l'attività di questo sistema sul sistema stesso. Dottor Pastore, io la ringrazio per averci spiegato come funziona il nostro sistema immunitario e per averlo fatto con la sua solita chiarezza e competenza che la contraddistinguono. Le do appuntamento alla prossima puntata nella quale affronteremo sempre l'argomento del nostro sistema immunitario. Stavolta ci spiegherà cosa possiamo fare per rafforzare il nostro sistema immunitario. Grazie dottore, ci vediamo alla prossima puntata. Sì, ringrazio nuovamente per la partecipazione, per avermi invitato a partecipare a questa interessantissima trasmissione, ma soprattutto mi riservo di, nelle prossime puntate, di spiegare ulteriormente ai nostri telespettatori quali sono le sostanze che più possono aiutare l'attività del nostro sistema immunitario, il benessere del nostro organismo, dettagliando un pochino di più, maggiormente, il loro utilizzo e la capacità di queste sostanze di riparare il sistema immunitario o comunque di agevolarlo nel suo funzionamento. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.